Ciao! Allora, oggi apriamo insieme questa busta sorpresa di Tiger che è enorme, c'è cioè davvero una storia di inquadratura, perché la XL è al nuovo prezzo di 6 euro, quindi prima veniva 5, adesso viene 6, è bella grande, è pesante e sono stata attirata da questa cosa rosa e pelosa che vedo, quindi speriamo non sia una fregatura. Prima di iniziare, mi raccomando di iscriverti al canale se vuoi vedere altri video come questo e se vuoi essere stata per ricevere una sorpresina, mettimi anche un commento. Se non sai di cosa parlo, guarda la fine del video. Allora, come sempre, le buste sorpresa dal mio Tiger non hanno scritto assolutamente niente in nessuna parte, ma questa è pesante, chiusa con le graffette. Quindi adesso è l'XL, io l'XL non l'ho mai presa. Quindi adesso andiamo a sgraffettarla assieme. Ok. L'ho tolta? Sì. La apriamo, la guardate prima voi e poi dopo la metto qui e molla. Allora, guardate voi. Ok, adesso la metto qui e iniziamo a pescare. Allora, se la busta è tutta così, è molto male. Allora, dunque, questo è un quadernino di una collezione passata, l'avevo visto in negozio, è un quadernino fatto così, con le pagine bianche e dei glitter dentro. Perché glitter dentro? Perché io questo quadernino me lo ricordo bene e aveva gel, l'acqua, qualcosa che faceva muovere i glitter. Peccato che in questo non c'è assolutamente l'acqua e capisco perché, spero che si veda. È completamente rovinato. Ma cos'è? Sembra morsicato. Tutto graffiato. Qui sono tutti piantati perché c'è una piega dove si stacca anche. Ha un doppio codice perché secondo me è stato messo prima in vendita, poi si è rovinato, l'hanno messo quelli ad 1 euro e poi dopo direttamente ed è un pacco regalo. Beh, questo era invendibile e secondo me era neanche da 1 euro, era da buttare. Comunque sia, un notes con le pagine bianche io lo uso, però sinceramente brutta, brutta, brutta cosa. Cioè, è uno scarto. Iniziamo male. Un po' meglio, uno slime, lo apriamo. Sapete che di slime io ne ho solo uno, abbiamo fatto il video assieme. Allora, la busta era intatta, c'è la plastica, non so di che collezione sia questo comunque. Voglio aprirlo per vedere se. Ah, proprio c'è anche la plastica dentro, quindi è bello chiuso. Sì, mi sembra più o meno intatto. Magari giocandoci un po'. È parlato. È carino. Sì, è normale. Va bene. Allora, questi slime sono 2 euro. Ricordo che la busta costa 6. Io quello di prima lo do come invendibile e quindi lo do a 0 euro. Lo slime è carino. È carino. Ok. Bene, pezzi di slime ovunque. Ok. Andiamo avanti.
Sono un sacco di cose. Non guardo neanche cos'è, però mi preoccupa un po' il fatto che avesse un codice e poi sopra l'altra etichetta, la scatola è vuota, quindi spero che dentro ci siano i prodotti. Guardiamo dopo, ma il fatto che abbia la seconda etichetta era tra quelli dopo in promozione. Non so assolutamente che cosa contenga, quindi vediamo se speriamo che in fondo sia solo uscito dalla confezione. Andiamo avanti. Un cestino. Contenitore pieghevole. Ah, vabbè, è carino. Pieghevole? In che senso pieghevole? Ah, cioè si smonta, non è che... Ah sì, no, no, proprio pieghevole. Diventa proprio piatto. Anche questo ha un altro codice sopra. Quindi era finito tra le cose a 1 euro e poi direttamente dentro la cesta. Beh, carino. Quanto potrà valere? Beh, no. Se ha il secondo codice vuol dire che era già 1 euro. Quindi gli diamo 1 euro. E siamo a 2 euro. Vabbè. Ci mettiamo dentro. È una cassettina. Piccina. Leggo, secondo codice anche questo, quindi anche questo tra quelli è 1 euro. Secondo me tutte le cose sono così. Costume. Costume? Ah, è un cerchietto. No, vi prego. Andiamo avanti. Oh, secondo me questa è la cosa pelusciosa rosa che sentivo. Sì, è lei la cosa pelusciosa rosa. Ma è anche carina. È una pochettina morbidissima, pelusciosissima rosa. Alla fine la borsa l'ho scel questa l'ho scelta per lei. Carina. Pancia, va bene. Borsellino. Dentro è fatto così. È piccino con la cernierina e questa ha solo un codice, quindi non è neanche fitto alle cose da 1 euro, ma è carino. Oh, mi piace. Oh, mi risolleva la busta. Questo mi ha salvato la busta perché era quello che non è che sapevo cos'era, ma mi attirava questa cosa pelusciosa e rosa. Andiamo avanti. Quello è un sacco di roba. Prendo dal cartellino. Questa è una cosa grossa. Vediamo cos'è. Un set di matite col secondo codice, quindi è andata a 1 euro. È un set di pastelli, di matite, con un super avvertenze, se non ho bisogno di avvertenze, ma con l'indianino. Ah, no, ho capito perché. Perché non è l'indianino, scusate, è l'alienino. Comunque sono... È un astuccio con dentro le matite. E la testa, esatto, è un temperino. Oh no, questo è carino. Sono 2, 3, 4, 5, 6 matite. Secondo me ci sono tutte, perché di più non so se ci stavano. Ma adesso voglio guardare il pelo nell'uovo e stacchiamo. Lo apriamo, questo, che non si apre, ma io ho le forbici. Lo apriamo perché devo assolutamente vedere se è da 6 matite il set. C'è scritto matite colorate col tempera-matite, non dice da quante matite è. No, ci sono un sacco di avvertenze perché c'è il temperino. Ma facciamo che è davvero da 6. Questo è carino, è carino, mi piace, ci sta. Ah, sempre qualcosa da 1 euro, quindi 1, 2 euro lo slime, 2, 3, 4, questo non lo valuto, facciamo 5, però è carino. E poi non è finito, c'è anche un sacco di roba perché sento delle cose qua, c'è qualcosa disperso,
cercando di capire perché c'è qualcosa così. Boh, lo tiro su. Potrebbe essere questo qui. E infatti dice gomma, quindi gomma, ombrello. Così? Ombrello e vabbè, una gomma. Allora, siamo quasi. Ah no, aspettate, 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 aspettate. C'era un altro pezzo. Ora ha più o meno senso. Diventa pesantissima. Una mongolfiera, forse? Una mongolfiera? Sì, perché si incastra così. Ci sta, è pesantissima, non capisco cosa ci dovrei fare con questa, però ok. Sento una cosa grandissima, ma anche un'altra cosa. Secondo me sono le ultime due. Prima partiamo dalla piccola. Una matita temperata. Strano che Tiger abbia le matite temperate. Con. Vabbè. Guardate la gomma. È completamente sporca. Rotta. Sporca. Tutti questi segni. Quando dicevo che è strano che Tiger abbia le matite temperate, ecco, capisco. Vabbè, se le davano una pulita, forse potevano anche venderla. Così, no. Ultima cosa che è. Oh, mi è partito l'elastico, però l'etichetta è sempre attaccata. Mi sembra grossa. No! È bellissimo! Cos'è? L'etichetta di quelli andava a 1 euro? Salvadanaio. Ah, scusate solo un secondo. No, la busta è completamente vuota. Manca il tappo sotto. Oltretutto c'è anche della polvere. Manca il tappo sotto, cioè, non lo vendevano mica. Cioè, metti le monete qua dalla bocca, carino, bellissimo. Però non lo vendevano. Non lo potevano vendere perché manca il tappo. Allora, a me non interessa perché io lo metto sul mobile ed è carino. Anzi, scusate. Carino. Ok, però è invendibile. Ora scusate, rifacciamo un attimo i conti, ma quello è invendibile. Questa è usata, sporca, è temperata, è rotta, quindi è invendibile, non la vendi. Questo quaderno non lo vendi e oltretutto è talmente rovinato che era da buttare. Oppure ci togli la copertina, i fogli li puoi tenere per fare le prove lì dove c'è la cartoleria quando provano le bio per vedere il colore. Ma questo. Le cose carine. Ah, questo qua lo potevi vendere, sì, ma a me fa schifo, non capisco cos'è. Le cose carine sono questo porta matite, enorme, però va bene, con le matite e il temperino, lo slime. È funzionante, la cassettina è carina per metterci le cose, questo è delizioso, ok, e questa è una cavolata, non l'hanno venduta perché, cioè, vorrei farvi sapere il peso, saranno 60 grammi questa gomma, vabbè, allora. Direi che i tuoi prodotti ve li ho mostrati tutti, sì. Sinceramente,
Che schifo. Ma no, ma letteralmente che schifo. Cioè, se non fosse per lui, che mi salva, però 6 euro di roba che avrebbero dovuto buttare, buttare, e invece li avete messi dentro, che ci sta. Le cose che non mi piacciono ci stanno, tipo questa non mi piace, però ci sta. Questa, vabbè, non l'avrei mai presa, ma ci sta. Questo non l'avrei mai preso, ma ci sta. Per spacchettare qualcosa a sorpresa ci sta. Questo qua forse non l'avrei preso, però quando l'ho visto dallo dall'oblò della busta ho detto, vedevo, me lo prendo questa busta che mi sembra carina, è carino. E lo slime, ne avevo uno. No, non lo trovo. Comunque lo slime funziona, ne avevo già uno ed forse l'avrei preso, forse no, ma ci sta. Ma ci sono delle cose, cioè, che sono invendibili. Invendibili, questa è rotta e usata, che comunque io ci tolgo questa. Ed è comunque una matita. Però voi non la vendavate. Questo mi sta proprio. Cioè, è tutto, tutto rovinato. Tutto. E poi non c'è più il gel dentro che ci doveva essere, o l'acqua, non mi ricordo se era acqua o gel, per far muovere queste stelline tutto piegato. Il salvadanaio. Manca il tappo e quindi è inservibile, se non come soprammobile, ma non l'avreste mai venduto. Signori di Tiger, di Reggio Emilia, mi sento notevolmente presa in giro. Basta. Non mi è piaciuto proprio. Volevo prendere una busta, volevo sono andata in negozio per prendere altre cose. Non ho trovato nessuno che mi chieda. I calendari? Non ci sono i calendari? Ci sono stati a settembre? Che fortuna che l'ha preso mia madre, perché non ci sono più i calendari. A settembre il calendario. E poi basta, adesso che è novembre non ci sono i calendari. Dicembre non ci sono i calendari. Vabbè. Ok, va bene. È un mini tiger, però prendermi giù la gente, no, in questo caso proprio non mi siete piaciuti per niente. Ecco, lo dico. E niente, io vi do appuntamento col prossimo video e voglio sapere anche da voi se anche nelle vostre buste sorprese ci sono questi pattumi. Pattume. E alla prossima! Ciao! Ciao! Ehi, sono qui! Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!